The situation in about the idea of democratic education or the idea of freedom in l'idea della libertà nell'educazione risale alla storia antica di Israele, che inizia 2000 anni or sono. Negli anni 20 del secolo scorso si è chiamata educazione progressista. Poi negli anni 60 l'abbiamo chiamata educazione libera ed aperta. Poi negli anni 80 si è chiamata educazione democratica. And we call it free and open education. And in the 80s, it's begin the movement that the wave that we call it. La prima scuola chiamata democratica è stata quella di Adera, che fu fondata da me nel 1987. All'inizio fu una scuola molto rivoluzionaria, ma passo dopo passo, nel 1993, divenne molto famosa e avevamo 350 allievi, con una lista d'attesa di circa 5.000 allievi. A questo punto chiamai tutti i genitori che erano nella lista d'attesa e dissi loro che non avevano alcuna possibilità di essere accolti in questa scuola e che la sola alternativa che avevano per inserire i loro figli in una scuola di questo tipo era costruire le loro scuole. E così nel 2000 sono sorte altre 25 scuole democratiche in Israele. A questo punto sono successe due cose contemporaneamente. La prima, che avevamo bisogno di personale più professionale per lavorare in queste scuole. E così abbiamo aperto la facoltà di educazione democratica nel Kibbutzim College, che è la più grande facoltà per la formazione degli insegnanti in Israele. E nel 2002 la prima facoltà di educazione democratica fu aperta con 200 studenti. Two things happened simultaneously. One, we decided that we need more professional people to work in so a lot of schools, and we build the faculty of democratic education in the Kibbutzim College. This is the biggest teacher training college in Israel, and in 2002 we built there the first faculty of democratic education, that today they have there 400 students that study there. And another very important thing that we do in 1995 it was the murder of our Prime Minister, Mr. Yitzhak Rabin. L'altra cosa importante che è successa è nel 1995. L'anno in cui fu ucciso il primo ministro Isaac Rabin. Il giorno dopo, il ministro dell'educazione mi chiamò e mi disse: Jacob, vieni, che dobbiamo provare a cambiare il sistema educativo di questo paese. Da questo momento noi iniziamo ad andare nelle scuole normali per cambiarle. È quello che abbiamo chiamato processo di democratizzazione della scuola. Passo dopo passo abbiamo capito che è molto difficile cambiare le scuole regolari, e specialmente quando cominciamo a lavorare con i dirigenti scolastici, che spesso non avevano il potere reale di realizzare veri cambiamenti. Così decidemmo di iniziare a lavorare con i sindaci, che sono in questo paese gli amministratori delle scuole pubbliche. E dal 2003 il primo sindaco della città di Bat Ya decise di cambiare tutto il sistema educativo nella sua città, nel senso della sua democratizzazione. E così cominciamo a lavorare con lui. Adesso stiamo collaborando con 6 città ed è quello che sto facendo adesso.
Vado nelle grandi città a fare quello che chiamiamo città educative. E se mi chiedi qual è il legame tra le scuole democratiche e le città educative, devi immaginare che le scuole democratiche sono come delle greenhouse che sperimentano, studiano ed imparano e poi trasmettono la loro esperienza alla grande società. Ci sono scambi o contatti diretti tra le scuole democratiche e le altre? Sì, moltissimi. Per esempio, la scuola di Adera ha un giorno alla settimana in cui le scuole pubbliche vengono a visitarla, specialmente le scuole della città di Adera, che ha 100.000 abitanti ed ha 45 scuole. Qui ad Adera abbiamo due scuole democratiche, questa, la prima, e un'altra qui vicino, in un sobborgo molto povero, Givat Olga. E le due scuole lavorano a contatto con le altre scuole, dove si cominciano ad introdurre dei programmi unici per tutte. Il direttore della scuola, Michal, ha molto influenza sugli altri dirigenti delle scuole della città. Vengono applicate pratiche democratiche, come la possibilità di scegliere, di uscire dalla scuola per fare esperienze diverse e molto altro. Cosa fate esattamente quando andate nelle scuole pubbliche? Quello che sostanzialmente facciamo nelle scuole pubbliche è di dare libertà ai dirigenti e agli insegnanti. Perché nella maggior parte delle scuole in Israele la sensazione è che non abbiano potere nelle loro stesse scuole. Così non possono dare libertà agli studenti se loro stessi non ne hanno. Noi cerchiamo, se così si può dire, di liberare gli schiavi, di dare potere ai dirigenti e agli insegnanti per essere liberi. Dopo i nostri interventi, succede spesso che gli insegnanti decidano di rinunciare all'insegnamento, di abbandonare il campo dell'educazione e cambiare completamente, seguire un altro sogno, un altro progetto, non più quello di essere un insegnante. Perché? Perché l'idea di base è che tu devi scegliere di essere un insegnante. Questa deve essere la convinzione che devi avere prima di poter dare la libertà agli studenti. La libertà degli studenti è il secondo livello del processo. È questo che fondamentalmente cerchiamo di fare qui ad Adera e nelle altre città. And a lot of time after we walk with them, they decide to leave the education field and go to achieve their dream, and that can be another dream, not to be a teacher. But the basic idea is that teacher choose to be a teacher in the school that he teach, and that's the basic idea before you begin to bring freedom to the student. To the student, it's the second level. And that's exactly what we are doing today here in Hadera and other cities in Israel. Puoi farmi qualche esempio dei cambiamenti che stanno avvenendo nelle scuole pubbliche? Molti cambiamenti. Con i nostri interventi, insegnanti e studenti cominciano a diventare più vicini. Noi costruiamo un programma che chiamiamo del Personal Advisor. L'insegnante comincia a dedicare molto tempo non ad insegnare, ma a cercare di essere vicino allo studente, di stare cioè con lui. Ogni mattina, per esempio, qui nella Scuola Democratica di Hadera, iniziamo non con una lezione, ma con un incontro, che chiamiamo incontro del mattino, in cui chiediamo come si sentono i ragazzi, cosa pensano di fare oggi, cosa hanno fatto il giorno prima, eccetera. Questa è la base. E poi noi diamo agli insegnanti molto tempo per incontrare i ragazzi, con colloqui personali, e li spingiamo a farlo. E poi diamo ai ragazzi la possibilità di scegliere quello che preferiscono fare, gradualmente, prima per un giorno alla settimana, poi per due e così via, fino a che siano in grado a poco di decidere cosa fare per tutti i giorni. So that can be one day a week, and then 2 days a week, and it's going up until that we want
that most of the day the student will choose. Another very important thing is that they are running a project inside the city. So we, for example, in Hadera, we have a very big forest inside the city, and we call it communities forest, that every student can take responsibility about this forest. Un'altra cosa importante che facciamo è di sviluppare progetti dentro la città. Per esempio, qui c'è un grande bosco chiamato il Bosco della Comunità e ogni studente che lo voglia si responsabilizza su questo bosco. Altri possono, per esempio, interessarsi al riciclo dei rifiuti o alla centrale termica. Insomma, possono andare fuori nella città ed avere un sacco di opportunità di scegliere fuori dalle loro scuole. Un'altra cosa particolare di queste scuole è il Parlamento all'interno delle scuole, ma anche il Parlamento cittadino, a cui partecipano tutte le scuole della città ed il sindaco, dove possono insieme discutere dei problemi, suggerire cosa fare agli amministratori e così assumersi delle responsabilità. Tutto è cominciato dalla Scuola Democratica di Hadera e dalla grande influenza che ha avuto nella città. E adesso in tutta la città si parla molto dell'educazione democratica. That begin to talk democratic education, and now most of the city begin to talk about democratic education.